Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto con Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno, il nostro regista da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Ciao Massimo. Massimo. Sì, buon pomeriggio, buonasera a voi tutti. E diamo il benvenuto al graditissimo ospite di questa trasmissione, John Palisa. Ciao John, Ciao, ciao benvenuto. John. Buon pomeriggio a tutti. John è un camminatore per la pace, un peace walking man. E a brevissimo parleremo con lui di una guerra dimenticata, la guerra nel Congo, che sta mietendo un numero indefinibile di vittime. Una guerra che non nasce solo ed esclusivamente dal contrasto tribale. Questa, diciamo, è la versione ufficiale, John, se non erro. In realtà c'è una ragione ben diversa, è legata allo strumento che anche noi in questo momento stiamo utilizzando. Ma con John entreremo nel merito della conversazione a brevissimo. Per il momento passo la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera, un caloroso saluto a tutti quanti. Allora, siamo in onda come al solito a reti unificate, quindi siamo in onda su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgari, provincia di Treviso, Radio Val di Chiana dalla Val di Chiana, Modena Noi Radio da Modena e Radio Isso da Modena. Ovviamente siamo anche presenti sul nostro canale TV sul nostro sito radiosites.it e su Facebook, oltre che sul live stream. A te la parola. Grazie a Rosario e giro subito la linea a Massimo Bonello per gli ultimi aggiornamenti. Sì, grazie ad Antonella Intrenò. Dunque, un saluto. Prendiamo qui la linea della redazione RST Radio Saius TV. Un saluto in modo particolare a coloro che ci seguono tramite Radio Val di Chiana, radiovaldichiana.it, dove all'interno potete seguire anche i programmi di Teleidea, la televisione terrestre del centro Italia, potremmo dire adesso, anche perché la si vede da Firenze fino a Terni, e non solo. E dunque, un saluto particolare perché abbiamo avuto ascolti importanti durante le fasi di emergenza del terremoto nel centro Italia. Ecco, quindi questi ascoltatori li abbiamo sempre, quindi era doveroso un saluto alle 18:35. Iniziamo ora subito con la pagina degli aggiornamenti dall'estero in primo piano. Ci spostiamo a Caracas, ancora scontri, 5 militari della Guardia Nazionale Bolivariana, un agente di polizia e due civili, tra cui un ragazzo di 14 anni, sono rimasti feriti durante le manifestazioni in piazza contro il governo di Maduro, che ha annunciato la convocazione di una nuova assemblea costituente per riformare lo Stato. Gli oppositori gridano al golpe e il leader Capriles convoca i manifestanti per nuove proteste. Il paese vive una crisi economica profonda e non accenna a diminuire. Manifestazioni e proteste che vanno avanti. Vi ricordo che dall'inizio di aprile queste manifestazioni sono costate la vita, pensate, già a 31 persone. Probabilmente lì la vita di una persona vale poco o niente, insomma. Andiamo avanti, dunque, allora veniamo dunque all'Italia, vaccinazioni, c'è una forte polemica in atto, le vaccinazioni dubbie eseguite a Crodoipo, siamo in provincia di Udine, quando era in servizio l'infermiera trevigiana sospettata di fingere di somministrarle, sono oltre 20.000, ma sono 6 o 7.000 quelle eseguite da lei. Per il principio di cauzione saranno ripetute tutte quante. C'è questa forte polemica su questi vaccini, proprio quasi si può dire una polemica anche esagerata, probabilmente hanno toccato dei poteri cosiddetti forti. Andiamo avanti con le news. Primarie, PD Ercolano, la vicenda degli immigrati del
centro di accoglienza di Arcolano, che sarebbero stati accompagnati a votare le primarie del PD in cambio del permesso di soggiorno, è all'attenzione della Procura di Napoli. Il procuratore Davino ha aperto un fascicolo a modello 45, dove confluiscono le notizie di cui non si ravvisano al momento ipotesi di reato. Sul caso, ieri era stato pubblicato un video su fanpage e oggi i 5 Stelle hanno annunciato un'interrogazione parlamentare e chiesto chiarezza a Minniti. Vediamo se abbiamo ancora un'altra notizia. Dunque, vediamo se abbiamo ecco, c'è un lancio vi dico anche la fonte, su Televideo alle 18:38, Grillo stravolte parole su mammografia. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta. La leggiamo per la prima volta insieme. A distanza di 2 anni, continuano a dare alle mie parole sulla mammografia un significato che non hanno mai avuto. Non penso che la mammografia non sia utile o necessaria, penso l'esatto contrario, cioè che sia utilissima. Così, in una nota, il leader del Movimento 5 Stelle, Grillo. Già all'epoca spiegai che ce l'avevo invece con la cattiva informazione che fa credere che facendo questo esame non venga il tumore e che le donne si debbano informare perché a volte ci sono dei falsi negativi o dei falsi positivi che possano allarmare inutilmente. Questo dunque Grillo alle 18:39, questa ultima notizia lanciata proprio poco fa qui vedo qui dalla la fonte di Televideo. Dunque, non mi resta a questo punto che darvi la linea, se non che ricordare che a Taglio Primo, a pianetaogtv.net, che è la nostra testata che diciamo lavora insieme a RST, a Saius Radio Televisione, abbiamo a Taglio Primo un articolo molto importante di Antimafia 2000 dal titolo "Pio La Torre, un politico dalla schiena dritta contro mafie e potere". Cosa resta della sua memoria 35 anni dopo il delitto di Aaron Pettinari? Che ricordo, Aaron Pettinari lo abbiamo avuto anche più volte ospite sia a Pianeta Oggi TV che a RST Radio Science TV. Poi a taglio, diciamo così, secondo, o meglio, a taglio medio, abbiamo lo speciale 25 aprile che si è tenuto a Mestre, produzione RST Radio Science TV. 18:39, in questo momento 18:40, è tutto per le news. Noi ci sentiamo per gli aggiornamenti, se ce ne saranno, alle 19:25. Linea ora che torna a Bari per la conduzione di Spazio Aperto, Antonella Intronò e Ugo Lombardi. A voi. Grazie a Massimo Bonella e ci sentiamo naturalmente in chiusura per gli ultimi aggiornamenti. Bene, torniamo qui nel nostro studio virtuale insieme a John Palisa. John, ci senti? Ci sono e spero che mi sentiate tutti. Ti sentiamo benissimo, John. Allora, abbiamo detto in apertura che tu sei un camminatore per la pace, un peace walking man. Sei in Italia da 23 anni forse, giusto? Direi di sì, quasi Ecco, 24. quasi 24. Sei un ingegnere informatico originario della Repubblica Democratica del Congo e sei stato programmatore per il comune di Reggio Emilia fino al 2014. Poi, che cosa è successo? Poi ho deciso di lasciare tutto, di mollare tutto, licenziarmi, lasciare la casa, la macchina, la vita comoda e tutto quanto e partire, mettermi in marcia. E sono 3 anni che praticamente, con tutto rispetto lo dico, sono senza tetto, ma per scelta, perché sono sempre in marcia per portare avanti un messaggio che riguarda il dramma che vive il popolo congolese, e quando non sono in marcia sono in giro in Italia e all'estero per delle conferenze dove ovunque sono chiamato. Sei partecipi a diversi incontri pubblici anche nelle scuole, lo fai proprio perché cerchi di riportare l'attenzione su una di quelle che potremmo definire una guerra dimenticata, una guerra in Congo, nel tuo paese di origine, che perdura da più di 20 anni, che ha prodotto sino ad ora più di 8 milioni di vittime, anche se addirittura non è possibile effettuare una precisa stima. Il Congo, lo ricordiamo, è un territorio vastissimo,
incredibilmente ricco da un punto di vista minerario e geologico, tanto che teoricamente potrebbe essere uno dei paesi più ricchi del mondo. Invece, al contrario, per quanto riguarda l'indice di sviluppo umano, è agli ultimi posti tra i paesi più poveri della Terra. È un paradosso questo, John. È qualcosa che fa molto male, infatti io sto parlando da privilegiato, sono cittadino italiano, perché proprio da 24 anni in Italia, da privilegiato perché, un po', perché sono all'estero, posso parlare tranquillamente, posso vivere, non ho mai il pensiero di pensare a se avrò mai da mangiare la sera e quindi ci ragiono da privilegiato. È un paradosso perché questo è veramente il paradiso terrestre, anche se lì la gente vive l'inferno sulla terra. E vive l'inferno sulla terra perché purtroppo il Congo, suo malgrado, è detentore dell'80% di coltan. Il coltan è un minerale che è la sintesi tra columbite e tantalite, un elemento essenziale nell'industria high-tech, quindi per quanto riguarda la produzione di smartphone, di tablet, utilizzato anche nella costruzione di missili. John, che cosa avviene nel tuo paese? Come viene estratto il coltan e da chi? E quando abbiamo iniziato a parlare, quando facevamo i controlli microfono, a un certo momento non si sentiva niente. Ho detto evviva, così almeno la gente capirà, cos'è questo coltan. In sostanza, questo minerale è quello che ha fatto fare il salto tecnologico che viviamo oggi, sia per i telefonini, sia per i computer, ma direi quasi tutta la tecnologia. Purtroppo ciò che i signori, le multinazionali che costruiscono, che fabbricano questi dispositivi elettronici, ci dimenticano di raccontare come insomma, questi dispositivi vengono fabbricati e soprattutto come viene estratto il minerale principale che serve per questo minerale, in particolare il coltan. Sono bambini, donne, ma anche uomini adulti, ridotti alla schiavitù. Dico ridotti alla schiavitù perché le multinazionali pagano parte dei proventi per finanziare la guerra, per finanziare le milizie, i signori della guerra. Ci si chiede spesso perché un telefono debba costare 1000 euro. Qualcuno ha detto che il telefono dovrebbe costare circa 400 euro, meno della metà, e sarebbe ancora un prezzo altissimo perché in realtà questi minerali costano praticamente nulla in Congo, o quasi nulla. E la gente subisce violenze, i bambini, stiamo parlando di bambini di meno di 10 anni che già fanno i minatori, ma non soltanto del coltan, ma anche del cobalto, quello che serve per le batterie delle macchine elettriche. E quindi è un po' tutta la tecnologia che è messa in accusa oggi, che è in accusa, ma diciamo che questa cosa parte, questa situazione in qualche modo parte dal 1996, quando praticamente il Congo è stato invaso, occupato, sia da potenze internazionali che potenze africane, diciamo paesi africani vicini, usati come piattaforma per sfruttare il Congo. Le multinazionali fanno da padrone in Congo. In Congo il coltan viene venduto a 1 dollaro al chilo, mentre in Europa arriva a costare fino a 600 dollari al chilo. Questo giusto per dare un'indicazione sulla disparità di costo. Inoltre, nel 2010 Obama ha firmato la riforma Dodd-French Act e nel 2016 tu hai presentato una petizione al Parlamento europeo. Ora, la riforma firmata da Obama prevedeva che ci fosse una perfetta tracciabilità dei materiali utilizzati nelle industrie high-tech, quindi in particolare rispetto al coltan, perché il coltan è presente per l'80% in Congo, ma esiste anche in altri paesi, vero? Esatto, precisiamo un po' di cose. Diciamo che Ecco. allora si comincia a parlare di questo minerale diciamo 20 anni, 25 anni fa.
anche se è già dagli anni 40 un minerale strategico per gli Stati Uniti, perché chiaramente chi ha in mano la tecnologia fanno ricerche, poi si ricerche che poi si concretizzano in futuro a dei risultati oppure applicazione sulla tecnologia, appunto. Negli anni 90, negli anni 90 ci si rende conto che questo minerale è strategico e importante. La guerra in Congo parte dal 96. Ora, quello che è successo, quello che è in qualche modo appena spiegato, la cosiddetta Dodd-Frank Act è una legge che è stata firmata dal presidente Obama nel 2010 per in qualche modo lottare contro la crisi finanziaria, ma non soltanto questo, vi avevano inserito un capitolo proprio che riguardava i minerali clandestini, i minerali insanguinati, i minerali di conflitto provenienti proprio dal Congo, e diceva questo: che le multinazionali americane quotate in borsa che si occupano di tecnologia dovevano dimostrare la provenienza congolese dei minerali che usavano. Preciso, si parlava esplicitamente del Congo, perché appunto si sapeva quello che stava succedendo lì. Si parla di una guerra economica che ha fatto circa 8 milioni di vittime, 2 milioni di donne che hanno subito violenze come arma di guerra. Appunto Obama prese questa decisione qui. Però devo precisare che il nuovo presidente americano ha deciso di abrogare questa legge, dicendo che questa legge sta in qualche modo bloccando lo sviluppo, l'economia americana. E io al Parlamento europeo non ho presentato, abbiamo presentato perché non ero da solo, con tantissime altre persone, una petizione che non era direttamente legata alla questione dei minerali di conflitto. Sì e no, ma non perché riguardava un genocidio in atto in una zona che si chiama Beni, nel nord-est del Congo, dove alcuni europarlamentari avevano dichiarato di aver ricevuto informazioni, video e foto che dimostravano che c'era una pulizia etnica, qualcosa che si poteva anche classificare come genocidio. Per questo avevamo fatto una marcia da Reggio Emilia dal 3 ottobre fino all'8 dicembre, quindi presentando una petizione firmata da 10.000 persone e chiedendo un intervento della comunità internazionale. Ma in realtà che nel 2012, con un'altra marcia fatta sempre da Reggio Emilia verso Bruxelles, Parlamento Europeo, però con un altro percorso, eravamo passati al Parlamento Europeo a Strasburgo, dove avevamo presentato una richiesta per la tracciabilità dei minerali. E questo che stiamo chiedendo alla comunità internazionale, su cui l'Europa sta lavorando adesso, anche se non siamo, dico noi, la società civile, non siamo molto convinti della strada che in qualche modo stanno seguendo, anche se passi importanti sono stati fatti, ne parleremo. Diciamo che questo è lo stato d'arte della situazione. Allora, noi abbiamo presentato, noi, preciso sempre, non è il sottoscritto, ma io collaboro con tantissime reti internazionali, sia italiane, inglesi o finlandesi o in Belgio, e quindi ci sono molte organizzazioni che ci stanno lavorando, e voglio sperare che avremo modo di poterne parlare con più chiarezza. Certo. John, sono Ugo Lombardi. L'argomento di cui abbiamo parlato ora, e che riguarda il tuo paese, sicuramente è uno dei tanti che coinvolgono un po', diciamo, iniziative fuori luogo. Mi viene in mente per esempio le ultime che riguardano i vostri bambini che sembra siano in una buona misura attratti da chi nel nostro paese vuole adottarli, però anche qui sembra che ci siano degli scandali, comunque situazioni non chiare. Tu hai notizie in merito?
Questa è una polemica, non voglio dire che non posso entrare, sono congolese, quindi è una polemica che mi interessa moltissimo. E diciamo che alcuni anni fa, quando si è iniziato a parlare di questa situazione, io avevo in qualche modo portato la mia solidarietà a molti genitori o futuri genitori italiani che in qualche modo si vedevano i figli, diciamo, bloccati in Congo. Questo lo devo precisare. Dopo, successivamente, abbiamo cominciato a scoprire che i problemi non erano soltanto in Congo, ma anche in alcune organizzazioni o le organizzazioni italiane che si occupano di adozioni. Quindi è qua, per esempio, devo anche precisare che il dittatore che governa il Congo è qualcuno che non potrei mai e assolutamente mai stare a difendere, così come lo Stato, il sistema, direi, che non funziona, il sistema malato che c'è nel mio paese di origine, perché purtroppo questa è la situazione, non posso stare neanche a difendere quel sistema lì. Però devo precisare che per molto tempo ho letto su giornali, ho sentito ovunque, si parlava di questi barbari, i congolesi, che bloccano le adozioni, che bloccano i bambini. Ora, con tutto il rispetto, i bambini vanno rispettati, vanno protetti, a prescindere dal posto dove stanno, la loro vita, i loro problemi, il loro dramma. Quindi anche quelli in Congo o qualunque paese dove ci sono bambini adottabili. E dicevo che a me è dispiaciuto tanto vedere come ci si accaniva tanto sui congolesi africani, considerandoci proprio dei barbari incivili che non sapevamo come trattare questioni di questo tipo. Tranne che veniamo a scoprire che in realtà i problemi sono qua in Italia. Ecco, io chiamo veramente in causa chiunque del governo o delle associazioni che si occupano di questa situazione, in modo che possano mettersi d'accordo, perché i bambini vanno in qualche modo vanno sempre tutelati. Quindi chi in qualche modo ha sbagliato o sta sbagliando, continua a sbagliare, sarebbe il caso che si mettesse la mano sul petto, coscienza, e dica: ho sbagliato, o faccio un passo indietro oppure avanti in qualche modo per risolvere questa questione. Allora, ci sono problemi in Congo, infatti per questo ci sono questi bambini di strada, oppure comunque bambini in situazioni di adottabilità. Precisiamo pure che insomma c'è stato anche addirittura una compravendita di bambini, ma non voglio dire dall'Italia, ma in qualche modo si è visto, era anche una delle ragioni per cui in Congo venivano bloccate le adozioni, perché della gente andava proprio, lo sto dicendo oggi perché ci si è scritto, si è fatto anche delle inchieste. Ecco, voglio proprio chiamare in causa le persone qui in Italia, in Europa, soprattutto il governo italiano, ma anche le persone e le istituzioni che in qualche modo sono responsabili di questa situazione, trovino una soluzione. Ma infatti la vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali, la dottoressa Silvia Dalla Monica, credo che abbia individuato questo illecito, questo grave atto di illegalità, e cioè la sottrazione di alcuni bambini che non potevano essere adottati. E credo sia venuta fuori una parte di un iceberg che presenta aspetti ben peggiori. Voglio dire, una situazione del genere si crea perché non uno, ma due persone o due entità o due strutture lo fanno di accordo comune. Temo di sì, perché insomma, come ho detto, vivo in Italia da così tanto tempo da
vedere spesso un po' come, da capire spesso come girano le cose. C'è però un problema, è che molto spesso noi in Italia, qualcuno mi dirà, ma anche in altri posti, in altri paesi, noi ci rendiamo conto di una situazione, capiamo qual è il problema, non vogliamo agire o comunque nessuno risponde delle proprie responsabilità. Qui per esempio mi piacerebbe capire perché le famiglie adottive, non solo quelli che sono in attesa, ma tante, le tante famiglie che hanno adottato, lo so che fanno tante cose, fanno tantissime cose, io sono anche in contatto con tantissimi di loro, ma in qualche modo dovrebbero loro provare un pochino anche a essere molto più solidi tra di loro e per poter proteggere queste creature. Loro, questi genitori, diventano congolesi solo per il fatto, secondo me, che hanno adottato un bambino congolese. Ecco, quindi anche quella patria diventa loro, così come i bambini, tanti che sono rimasti lì in Congo, che hanno bisogno di essere aiutati in Congo oppure qui, perché non è soltanto la via dell'adozione, ma c'è anche la via dell'aiuto dei bambini nel posto dove stanno. Però dico, questi genitori, che sono tanti, io voglio sperare che si mettano veramente insieme per creare una rete molto più forte per la protezione di questi bambini qua. Ma anche come lei ha appena segnalato, che spiegato che spesso ci sono varie enti che in qualche modo si mettono insieme, sono fatti concatenati, sì, qui sia quelle organizzazioni in Italia, ma sicuramente anche quelle in Congo. Quindi se c'è qualcosa che non ha funzionato, probabilmente c'è stata una collaborazione, diciamo, internazionale. Internazionale, direi, che in qualche modo va denunciata, perché non sono io a dire che ci sono bambini, che c'è un traffico anche di bambini, non sono io, troverete online addirittura persone che sono state giudicate in Congo, poi rilasciate perché comunque erano di paesi importanti, rilasciate perché se io avessi un problema qui, a parte che sono cittadino italiano, se avessi un problema qui mi arrestano, faccio la mia prigione qua tranquillamente. Se non avessi la cittadinanza, probabilmente non mi potrebbero neanche rimandare in Congo, perché l'Italia è un paese importante, diciamo. Qualcuno dirà, perché in Congo ti uccidono, bla bla bla, però diciamo che in Congo quelli che sono stati arrestati per questi crimini contro l'infanzia, sono stati rimandati nei loro paesi, perché sono paesi importanti. Ora, io non vorrei cominciare a parlare senza, insomma, dico, almeno consideriamo il fatto nostro italiano. Vorrei veramente che queste cose che in qualche modo abbiamo vissuto non debbano più, mai più ripetere, che si trovi una soluzione. Ormai, da quando sono iniziati questi problemi, sono passati 3-4 governi. Non so quando è che arriverà il governo che deciderà finalmente di tracciare una roadmap per risolvere completamente questa situazione, che non è una situazione che riguarda solo il Congo. Le adozioni sono in tanti paesi, però sicuramente quando si vuole parlare di Congo e quando ci sono solo dei problemi, appunto, trovino delle soluzioni. Magari i genitori, anche quelli che hanno già i figli, quelli che sono già contenti di essere genitori, diano anche loro il loro sostegno al sistema, perché se il sistema è marcio, bisogna in qualche modo cacciare fuori da questo sistema quelle persone che la stanno in qualche modo inquinando. Se sono dirigenti, bisogna veramente, con tutta la forza che abbiamo, individuare questi dirigenti. Se sono normative, magari chiedere al governo, Parlamento o chi di diritto, ma bisogna comunque trovare una soluzione, bisogna smetterla di trattare i bambini, siano italiani, congolesi, russi, americani, come della merce, in sostanza, perché così in qualche modo abbiamo capito, in qualche modo vengono considerati. E purtroppo è una logica che si estende in tutti gli ambiti della vita. Il mercimonio, il profitto è ormai alla base di ogni azione, e soprattutto quello che sta accadendo
nel tuo paese può apparire ai più un fatto lontano. E quando hai iniziato la tua marcia, John, con quali speranze sei partito? E oggi che sono passati ormai 2 o 3 anni, quali sono le risposte che hai ricevuto tanto dalle istituzioni quanto dalla gente che quotidianamente incontri? Allora, ho iniziato a camminare, per la verità, nel 2010. Quindi sono ormai 7 anni dalla prima marcia, che era la marcia di Santiago de Compostela, che consiglio a chiunque stia in questo momento ascoltando. Non è solo una marcia, come dire, religiosa, diciamo, ma è una marcia della vita, o dove ognuno, a prescindere dalla religione, o insomma, può andare a camminare per ritrovarsi. Possiamo partire in 10 e ognuno di noi fare il proprio Santiago de Compostela. Quindi 2010 ho fatto questa marcia, perché nel 2009 ero tornato a casa intendo in Congo, a Kinshasa, dove mancavo da moltissimi anni, avevo già finito gli studi, lavoravo e avevo deciso di andare a trovare la famiglia, insomma, visto anche tutti i problemi che c'erano stati, avevo perso parenti durante la guerra, quindi avevo detto finalmente vado, e andavo nella zona dove non c'era la guerra, quindi a Kinshasa, perché la guerra tuttora all'interno del paese, soprattutto all'est, continua a massacrare persone come a Beni, quello che è, insomma, quella zona di cui parlavo prima. Proprio allora, perché è la zona che vede la maggiore presenza di coltan. Esatto, il coltan, il buon Dio l'ha buttato proprio nella grande regione che si chiama la regione del Kivu, che è stata divisa in 3 regioni durante l'invasione ruandese nel 96. Adesso abbiamo 3 regioni: il Nord Kivu, il Sud Kivu e il Maniema. Però è la regione dei laghi. Allora, tutti i paesi Ruanda, Burundi, Congo, Uganda e Kenya sono chiamati paesi della regione dei grandi laghi, dei grandi laghi. E quindi dicevo, sì, il buon Dio ha buttato il coltan proprio in questa zona qui, questa zona particolare del Congo. Quindi dicevo, ritornando al 2009, ero tornato a casa e poi mi hanno spiegato un po' che cosa stava succedendo all'est, come abbiamo perso parenti. Quindi quando sono tornato in Italia, lì veramente ho cominciato a vivere un incubo, ma proprio un incubo, svegliarsi quasi quasi vedere pensare di vedere mia sorella un po' così, che è dispersa dal 96-97. E allora lì ho capito che avrei dovuto fare qualcosa, perché anch'io, da italiano ma soprattutto da congolese, ero in silenzio, ecco. Quindi 2010 Reggio Emilia, sono partito da Reggio Emilia, sono andato a fare la marcia di Santiago de Compostela, e poi nel 2011 Reggio Emilia, Roma fino al Parlamento italiano, quindi Senato e Camera dei Deputati. 2012 Reggio Emilia, Bruxelles, passando dal l'UNHCR, che sarebbe l'Alto Commissariato dei Rifugiati a Ginevra, e poi il Parlamento europeo a Strasburgo, fino poi al Parlamento europeo a Bruxelles, appunto chiedendo questa legge sulla tracciabilità, magari di cui parleremo più avanti. E 2014 Reggio Emilia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Reggio Calabria, domani vado in Calabria per incontrare dei studenti, appunto, e dal 2014 che ci vado, Reggio Emilia, Reggio Calabria, quindi facendo una sorta di zigzag in tutta Italia. 2014 Reggio Emilia, Padova, Reggio Emilia, Verona. 2015 Reggio Emilia, Helsinki, quindi fino in Finlandia a piedi. E partivo proprio oggi sono 2 anni che sono partito da Reggio Emilia, il 3 maggio 2015, per arrivare 5 mesi dopo a Helsinki, dopo 3.000 chilometri di marcia, ecco, per incontrare tantissima gente, tante persone, soprattutto giovani nelle scuole, e raccontare questo dramma, perché da 7 anni porto questo messaggio, e oggi
stanno parlando di questa situazione e si spera che pian piano in qualche modo si romperà il silenzio. Alla domanda, mi spiace, io devo spesso raccontare a una domanda un po', partire un po' indietro perché altrimenti gli ascoltatori non capiscono. Alla domanda che cosa succede, risultati, insomma, io ho sempre risposto ai giovani nelle scuole dicendo: non dobbiamo sempre lavorare perché vogliamo vedere subito qualcosa, ma dobbiamo lavorare bene, partendo dal basso, nella speranza di costruire qualcosa di importante, di costruire qualcosa che può portare un cambiamento. E quindi io spero che ne so io, fra 10, 20, 50 anni si possa in qualche modo dire: grazie a tante cose fatte tramite la marcia, ecco, è nato un movimento, oppure in Congo è arrivato la pace perché tanta gente ha aderito a questo movimento, o perché finalmente siamo arrivati alla tracciabilità dei minerali. Però voglio anche precisare che dei piccoli risultati ci sono, cioè ci sono. Adesso noi stiamo parlando, non so quante persone sono collegate con noi via radio, questo non avrei potuto farlo se non avessi fatto queste marce qui. Vado praticamente ogni 3 giorni, 4 giorni in qualche scuola a fare 2, 3, 4 incontri. Questi sono risultati importanti e molto spesso sono studenti a chiamarmi. Stamattina è uscito un numero di National Geographic Italia, dove parlano in qualche modo delle marce e campagne che stiamo portando avanti, proprio per raccontare, così come lo stiamo raccontando alla radio. Penso che questa sia una rivista abbastanza conosciuta e molto autorevole, quindi penso che questi siano risultati, tante persone si stanno interessando. C'è anche il fatto che il Parlamento europeo, o comunque l'Europa, stia oggi lavorando su questa legge sulla tracciabilità, ma non necessariamente o solo per meriti miei, ma perché ci sono moltissime persone, organizzazioni della società civile, reti internazionali, che in questi anni si sono aggregati, si sono avvicinati, hanno sposato questa causa al punto che oggi sono loro a portare, a essere da interlocutori con le istituzioni internazionali. Ci sono queste piccole cose che possiamo considerare piccolissimi risultati nel breve termine, però penso che le azioni che facciamo si dovrebbero in qualche modo giudicare diciamo a medio o lungo termine. Quindi speriamo, continuiamo a lavorare, perché se diciamo che ci sono tanti risultati, allora magari ci sediamo. Io dico sempre: non si fa più nulla, certo. Piedi per terra. Infatti, quando, perché uso anch'io molto la tecnologia, quando un po' spiegavo, raccontavo agli amici che è uscito questo articolo, insomma, scherzando, perché a me piace molto scherzare nelle scuole, se vai dai giovani bisogna sposare il loro modo di parlare e sapere un pochino ridere con loro, allora scrivevo perché sulla copertina ci sono tanti geni, tanti uomini importanti, Einstein, tante altre persone che hanno scoperto, detto, fatto tante cose. Ho detto: c'è un articolo che parla della marcia, il titolo mi sembra sia in marcia per sul percorso della pace, qualcosa di questo tipo. E dicevo: non sono stato dichiarato un genio, per dire, perché magari la gente vedeva questo. Ho detto: piedi per terra, è una cosa buona, è un buon risultato, però noi dobbiamo continuare a camminare ognuno a modo suo. Io uso il mio corpo, i miei piedi, ci sono tante persone che camminano con me, ci sono tante persone che fanno la stessa cosa altrove, ci sono tante persone che hanno trovato anche loro il loro modo di camminare, di lavorare. Quindi i risultati piccolissimi ci sono, per cui uno possa dire: che bello, anzi dobbiamo andare avanti perché magari dobbiamo ancora fare di più. Però diciamo, noi lavoriamo per le generazioni a venire, generazioni future, quindi è per questo che dobbiamo sperare che quello che stiamo facendo abbia risultati oggi, ma soprattutto domani.
John, lei è un cittadino italiano? Sono un cittadino italiano. Bene, bene. Sì, sì. Bene, con una storia, una lunghissima storia di un paese che ha visto anche i suoi natali, i natali dei suoi cari, il Congo. Ma lei sa che la sua nazione attuale, ha fatto anche anch'essa la sua resistenza, ha fatto anch'essa i suoi morti, ha avuto anche noi qui in Italia abbiamo avuto la nostra moria di gente, e dopo questa resistenza, dopo la guerra, il giudizio che lei ha, che viaggia per un paese naturalmente che ha dato i natali ai suoi genitori, il giudizio che lei dà sul paese che attualmente la ospita è un giudizio che vede la nostra nazione una nazione in un percorso evolutivo o in un percorso involutivo? Cioè, dopo quella resistenza, quella per la quale stiamo lottando tutti, lei camminando, noi cercando di farlo anche, dopo quella resistenza, la nazione in cui lei attualmente vive, la vede in un percorso evolutivo o involutivo? Allora, mi scuserà veramente, così come anche gli ascoltatori, non mi piace mai dare una risposta così che probabilmente la gente si aspetta, come dire, scontata. E voglio dire, la ringrazio per aver anche spiegato che anche il mio paese di origine ha lottato, perché noi siamo una ex colonia belga, siamo stati proprietà del re del Belgio. E questa la gente se la deve ricordare sempre, che questi paesi africani che fanno molta fatica ad andare avanti sono state colonie europee, distrutte, ma non perché non fossero in grado di andare avanti. Quelli erano paesi, imperi che avevano, che davano da mangiare ai loro figli, alle loro figlie sempre, che funzionavano nello stesso modo in cui funzionavano gli imperi e i paesi europei, soltanto che in qualche modo sono state, come dire, ingenue ad accogliere, perché quando sono arrivati i primi europei non hanno sparato, sono stati ricevuti in amicizia. 1492 ambasciatori portoghesi arrivano nell'impero del Congo, Ambaza Congo, ecco. Quindi, detto questo, il Congo poi si è liberato, e lo metto tra virgolette, liberarsi, si è liberato dalla colonizzazione. Dovrei richiamare il nome di Patrice Emery Lumumba, un personaggio importante in Africa, che è stato poi ucciso neanche un anno dopo l'indipendenza. Il Congo oggi arranca, fa fatica ad andare avanti per colpe congolesi, ma soprattutto anche per questa sua storia. Chiaro questo. Torniamo al paese oggi. Noi abbiamo avuto l'albumina. Avete avuto? Forse abbiamo avuto un po' di albumina anche. Ok. No, ok. Dicevo che tornando a questo paese che è anche mio oggi, perché 24 anni in un paese, praticamente metà della mia vita l'ho vissuta qua e metà in Africa, quindi a tutti gli effetti, quindi questo lo sento un mio paese. Sono cittadino del mondo, sono cittadino congolese, sono cittadino italiano. Anzi, qua voglio anche raccontare una cosa. Io, nel scegliere la cittadinanza congolese, italiana, scusate, ho dovuto rinunciare a quella congolese, perché la cittadinanza congolese è esclusiva. Allora, molto spesso sento le persone dirmi quel ragazzo straniero, magari me lo dice anche un ragazzo, una ragazza di 23 anni, che vive da meno tempo di me in Italia, per dire, perché ci vivo da 24 anni. E allora chiedo: ma quale ragazzo straniero? Io sottoscritto qualcuno che è dietro di me, perché io spiego, o le spiego, che vivo qui da così tanto tempo, forse più di te, e c'è anche questo fatto che io non posso neanche più in qualche modo legalmente dire che ho la cittadinanza congolese. Sono congolese nel cuore, magari un giorno me la ridaranno la cittadinanza se cambia la costituzione congolese. Ora, l'Italia, abbiamo appena comunque abbiamo ricordato il 25 aprile 45, diciamo, la giornata della liberazione. Tante persone
hanno veramente sacrificato la loro vita per fare questa Italia che è oggi, ma per fare l'Europa che abbiamo oggi. Perché questa domanda che mi ha fatto è una domanda che si potrebbe fare su tutta l'Europa. Si sta votando in Francia, sappiamo quello che sta succedendo in Francia, ma lo stesso quello che succede in Italia. E purtroppo penso che l'Italia, dopo questi 24 anni, ho visto un'Italia che si sta perdendo. Un paese importante è l'Italia, molto importante, sia per la sua storia, ma anche la sua geografia, è un paese molto molto importante, che però si sta perdendo. Scusate, ma è così, si sta perdendo perché ha perso quegli valori con cui in qualche modo si sono battute tante persone che in modo, con tanto amore, hanno deciso di sacrificarsi. L'Italia si è dimenticata il fatto, per esempio, che tanti dei suoi figli, delle sue figlie, hanno dovuto scappare, andare in tanti altri paesi dove molti di loro vivono tuttora, i loro figli, i nipoti. Tanti italiani, comunque, così come tanti cittadini del mondo, continuano a girare, andare a destra in paesi anche africani addirittura. Oggi vedo purtroppo una politica che in qualche modo è molto molto in ritardo anche per le normative. I cittadini, vedo tantissimi cittadini che veramente fanno tante cose, e qua precisiamo, stiamo parlando per esempio della migrazione, insomma, diciamolo chiaramente. Dopo 24 anni in Italia ho visto un'Italia che è andata veramente calando. I cittadini sono andati molto avanti perché hanno imparato a conoscere il migrante, il diverso, questa persona che viene chiamata di colore anche quando ha lo stesso colore di te, oppure anche quando praticamente tutti un colore comunque ce l'abbiamo, diciamo un po' così, ma proprio l'Italia delle normative è rimasto indietro. I cittadini in qualche modo hanno fatto un passo avanti. Con la crisi abbiamo visto anche un po' il populismo, il razzismo, il nazismo, la xenofobia andare ancora più su, e purtroppo anche aiutata anche da una politica che in qualche modo non sa che pesce prendere. Ultima cosa successa, mi sembra qualche giorno fa, a Milano, no, ieri a Milano, dove c'è stato un rastrellamento di migranti che sono intorno alla stazione di Milano. Ora voglio dire, se ci sono delle persone a delinquere lì, va bene, però bisogna prevenire, ma non fare atti di questo tipo che sembra addirittura tornati negli anni 40. Sono cose che si spera non possano più, perché è questo che già veramente apre le porte ai populisti, ai xenofobi, ai razzisti e a tanti questi movimenti che vediamo che in qualche modo stanno prendendo il sopravvento sia in Italia che in Europa. Anche perché effettivamente quello che osserviamo oggi altro non è che il risultato di guerre come quelle che appunto stanno devastando il tuo paese. Quindi se le stesse multinazionali sono dietro la creazione di questi conflitti o comunque sostengono questi conflitti, non ci si può aspettare che risultati di questo genere, e cioè una fuga da terre di nessuna speranza dove c'è solo morte. Sottolineavi, John, giustamente più volte il vuoto normativo che c'è rispetto alla tracciabilità dei minerali, in particolare facendo riferimento al coltan. Vuoi spiegare ai nostri ascoltatori qual è il processo di estrazione, come avviene proprio l'estrazione del minerale nel tuo paese, e quanto è importante invece che venga finalmente approvata una legge sulla tracciabilità dei minerali? Allora, questo minerale è una sorta di sabbia nera, e quando si finisce di raccogliere questa sabbia si comincia a scavare, a trovare queste rocce nere che vengono anche spaccate dopo. Preciso che questo minerale viene considerato leggermente radioattivo. Questo dovrebbe già spiegare un pochino a chiunque ci ascolta che quei bambini, quelle persone che passano il loro tempo a spaccare quella pietra, dopo anni di contatto
stretto contatto con questo minerale si ammalano, si stanno ammalando di malattie come leucemie e cancro. Noi qua in Europa ci ammaliamo a causa dello smog, diciamo, che respiriamo. Lì addirittura le persone vanno a cercarsi la morte per poter in qualche modo guadagnare un dollaro, un euro, massimo 2 euro al giorno, diciamo un caffè. E questo minerale, la cui produzione si dice anche che forse riserve stanno al 70-80% in Congo, sono stime date da tante organizzazioni, prima o poi magari sapremo, perché anche se, lo dico io, fossero anche solo 50%, 20% sarebbe già un numero eccessivamente elevato, soltanto si dice soltanto il 17% esce legalmente, soltanto il 17%, perché tutto il resto passa tramite i paesi vicini, il Ruanda, l'Uganda, Burundi, e qualcuno ha citato anche il Kenya, ma i primi due sono anche accusati di creare milizie che in qualche modo vengono a sfruttare, a massacrare le persone in Congo, tant'è vero che ci sono 20.000 caschi blu in Congo che però anziché aiutare il popolo congolese sono osservatori, sono lì, spendono soltanto soldi. Quel minerale, quando arriva nei paesi vicini, diventa pulito, viene etichettato come prodotto in quei paesi lì, diciamo che sono paesi piccolissimi, intanto potrebbero anche avere quel minerale, dopodiché lo esportano nei paesi del sud-est asiatico, quindi Cina, Corea, Thailandia, dove il minerale viene come dire processato, quindi si diceva lavorato. E poi da lì sempre sappiamo che la sede della tecnologia è sempre in quella zona, in quell'area del mondo. Vengono realizzati i microcondensatori, che sono il segreto proprio della tecnologia di oggi. Micro vuol dire non si possono vedere a occhio nudo. Più se ne mettono in una piccolissima area, migliore è la tecnologia. Questo permette di miniaturizzare la tecnologia. Passiamo dai telefonini che erano dei mattoni di 20 anni fa al telefonino che possiamo in qualche modo nascondere nel palmo della mano, punto. Nanotecnologia. Esatto, quindi poi alla fine arrivano a noi come tecnologia. Quindi, come prodotto finito. Con prodotto finito, arrivano quindi, partono da 8.000 km da noi, lontanissimo, però ci dobbiamo sempre ricordare che anche se questo paese è lontanissimo, 8.000 km, spesso abbiamo un pezzo di questo paese in tasca o in casa. Non è soltanto il Congo ad avere il coltan, ci sono anche altri paesi, ma il buon Dio ha buttato la più grande quantità, e quella pura, pare, in Congo. Parliamo pure di cobalto, che serve per i minerali, per le batterie delle macchine elettriche. E una cosa importante che la gente si deve ricordare è anche, sono i rifiuti elettronici, che è appunto quando questi telefoni, miliardi di telefoni che girano, ne abbiamo 2-3 alla casa che non funzionano, questi rifiuti dovrebbero essere riciclati correttamente nei paesi dove vengono consumati, quindi qua in Italia, in Europa. Invece la mafia, c'è un commercio praticamente illegale che permette di portare di nuovo questi rifiuti in Africa, cioè ci vogliono così bene che vanno a prendere tutto lì e poi ci riportano i rifiuti lì, per non spendere tanti soldi a smaltirli qua in Italia, in Europa. Ecco, questa un pochino la situazione. È un circolo vizioso, tutto inizia in Africa e tutto ritorna in Africa, finisce in Africa. Ma allora John, nella quotidianità, tu che soprattutto incontri tanti ragazzi, e noi vediamo quotidianamente questi ragazzi smanettare con cellulari, tablet, appena viene fuori un nuovo modello corrono tutti ad acquistarlo, ecco, cosa suggerisci di fare nella quotidianità per tentare di spezzare questo circolo vizioso che nostro malgrado alimentiamo, perché tanti di noi non hanno consapevolezza di quello che c'è dietro la realizzazione di un computer, di un cellulare, di uno smartphone, di un tablet? Cosa dobbiamo fare? Allora, poiché questi ragazzi sono diventati tutti comunque anche tecnologici, anzi nascono già tecnologici, qualcuno ha detto che fra un po' nasceranno con
un microchip sul culletto anziché, insomma, anziché dare uno schiaffo su, sulle guance per farlo piangere, lo accenderanno il microchip per dire vivo, non è vivo, insomma così. Siamo tutti tecnologici, i nostri figli sono così, intanto chiedo loro di aiutarci anche tecnologicamente, perché per esempio per questa legge sulla tracciabilità di cui ho parlato o non ho parlato, a volte dipende da noi partecipare alle campagne che lanciamo, che lanciano molte organizzazioni, firmare queste petizioni, perché quando i politici capiscono che il popolo ha capito e vuole, loro danno, trovano il modo di non dare esattamente quello che il popolo chiede, ma qualcosa danno. Questa legge, se mi permettete, poi vado a chiudere velocemente sulle cose quotidiane da fare. L'Europa ne sta adesso parlando da 3 anni e siamo al punto che stanno facendo una legge che a nostro avviso è un passo molto molto avanti rispetto a questa guerra che c'è in Congo, in quanto riconosce la relazione tra noi consumatori, quindi i nostri telefoni, la nostra tecnologia, e i massacri, gli stupri sulle donne usati come arma di guerra in Congo. Quindi bisogna trovare il modo per rompere questo legame. Però abbiamo notato che la legge proposta in qualche modo, che in qualche modo può essere già considerata una proposta che entrerà in vigore fra 4 anni, purtroppo già fra 4 anni è tanto ancora tempo. 4 anni? Sì, sì, è 2021, quindi è tanto tempo e la gente continua a morire tanto in Congo. Non tocca tutti i minerali, ma bene sì solo 4 minerali, il tungsteno, lo stagno, l'oro e il cobalto, diciamo, quindi il tantalio o cobalto, perché il tantalio fa parte del cobalto, del coltan. E fuori da questa lista c'è il cobalto, che è molto importante, come dicevo, per le macchine elettriche oggi, quindi il futuro, e tanti altri minerali. Questo è il secondo limite che noi consideriamo, mentre il terzo limite è il fatto che non va a tracciare tutta la filiera, quindi tutte le persone, le organizzazioni devono continuare a battersi. Noi dobbiamo andare avanti con le campagne perché questa legge sia migliorata, e qualora non fosse migliorata, ma in qualche modo che già dal basso noi in qualche modo facciamo del nostro meglio per consumare meglio, etico, sostenibile, diciamo. Cosa fare tutti i giorni? Tutti i giorni quando noi accendiamo la luce oppure accendiamo il telefonino, dobbiamo ricordarci che stiamo cambiando la vita a qualcuno in un paese medio orientale o africano a causa del petrolio, oppure a qualcuno in Congo oppure in Colombia a causa del coltan, perché accendiamo il telefonino, mandiamo un SMS, quindi ci possiamo anche salvare la vita grazie a queste persone qua. Ora ci sono 3 R che io devo consigliare alle persone, che consiglio agli studenti, ai ragazzi, e loro questo lo capiscono bene. R come riuso. Perché buttare un telefono? Perché soltanto quando mi è caduto si è scheggiato? Noi ormai siamo legati a questo fatto di fare un selfie ogni 5 secondi, come se la nostra vita fosse cambiata 5 secondi dopo. Come sono bello, come sono bella, 5 secondi dopo la stessa cosa. Cade il telefono, si rompe il display, dobbiamo già cambiare, comprare, spendere 900, 600, lo stipendio di una persona. Cerchiamo un pochino di farcelo durare un pochino. Se abbiamo 2 telefoni, passiamo l'uno all'altro. Se il telefono, riusiamo quello che abbiamo, quello che ci passano, passiamoci anche queste cose, come ci passiamo anche altri beni di consumo. Riparare. Stanno nascendo in tante città, quasi tutte le città grandi, dei posti dove si possono riparare i telefoni in un'ora. Cambiare un display, riparare un telefono con 30, 50, 100 euro anziché andare a spendere 700 euro. E poi riciclare. Un telefono, se dovesse cadere, ha ancora un valore perché i minerali sono ancora dentro, si possono riciclare. Ecco, qui per esempio io chiedo a tante
persone responsabili di organizzazioni, associazioni, istituzioni che in qualche modo ascoltano, ci stanno ascoltando oppure ascolteranno questa trasmissione, perché magari ritrasmessa, premandata, pubblicata da qualche parte, di aiutarci, perché loro devono in qualche modo spingere la gente a riciclare, e soprattutto dobbiamo spingere le multinazionali a riciclare, a recuperare questa schifezza che producono, che noi usiamo, ma almeno recuperare questi, perché un telefono è una miniera d'oro, perché lì dentro c'è realmente dell'oro, c'è realmente del tungsteno, c'è realmente del cobalto, c'è realmente del coltan. Quindi trovino il modo per riciclare queste cose anziché andare a massacrare la gente. Aiutiamoli a casa loro, così qualcuno racconta, ci aiutassero a casa loro, a casa nostra, o meglio ci lasciassero liberi di vivere a casa nostra, perché questo è il motivo per cui la gente scappa dall'Africa per venire in Europa. Oppure è possibile anche effettuare delle ricerche rispetto all'acquisto di prodotti ecosostenibili, per esempio ci sono i Fairphone. Allora, il nome l'ha detto lei, diciamo che la tecnologia non è da demonizzare, la tecnologia ci aiuta veramente a vivere meglio. Quindi io ho sempre raccontato ai ragazzi a scuola, quando mi dicono: ma come fai a vivere se non hai più un lavoro e sei sempre in giro, se ti succedesse qualcosa? Infatti dico, dovesse avere un incidente per strada, mi augurerei che passi un'ambulanza con un defibrillatore, speriamo anche con un tuo medico, un medico bravo, bravo diciamo, che l'ospedale dove mi portano, e ci siano anche, ci sia la migliore tecnologia, che insomma, in modo da salvarmi la vita. Quindi non voglio demonizzare assolutamente, però la tecnologia deve essere etica. Cioè, no, insomma, nessuno verrebbe a raccontare tutte queste cose se andassero nei nostri paesi rispettando i diritti umani delle persone, non usando bambini, non finanziando i guerrieri, non creando colpi di Stato nei nostri paesi, non decidendo chi deve governare. Ci devono rispettare, rispettare l'Africa, rispettare il mondo, rispettare questi paesi, ma soprattutto la chiave, rispetto dei diritti, rispetto dei diritti umani. Fairphone è un telefono fatto da 40 ingegneri che hanno sede ad Amsterdam, che in qualche modo sono giovanissimi, hanno trovato il modo di realizzare questi telefoni riuscendo ad inserirsi in quello 17%, quel 17% legale di cui parlavo, che esce legalmente dal Congo, che è praticamente nulla, e loro sono una piccolissima compagnia. Hanno prodotto la prima edizione 60 o 40 mila telefonini, che è nulla rispetto a 2 miliardi, 3 miliardi di telefonini in giro. Invito le persone ad andare sul loro sito www.fairphone.com per insomma leggere quello che dichiarano, vedere, cioè, non è che c'è solo il sito così, c'è scritto insomma tante cose, anch'io non posso essere molto d'accordo, però diamo atto che questa è un'idea giovane, è un'idea che prova un pochino a responsabilizzarci e dire: guardate che dobbiamo stare attenti e possiamo fare meglio. Il telefono nuovo è modulare, io non me lo posso permettere, avevo comprato quel vecchio che lavoravo ancora, adesso questo nuovo non me lo posso permettere, però è modulare, vuol dire che se si dovesse rompere la telecamera non devi comprare tutto il telefono, ma puoi fare arrivare un modulo e cambiarlo da solo o farti aiutare. Questa già è un'idea geniale e giovane di pensare e di progettare. E ho scoperto un altro telefono che sinceramente lo dico anche qui, perché più ce ne sono meglio è, che si chiama Shift, come lo Shift sul computer. Ero a Berlino, parlavo con le persone che mi avevano ospitato e a un certo momento cominciano a chiedere: ma come mai cammini e così così? E allora a un certo momento mi dicono: ma tu sai che esiste questo telefono Fairphone? Ho detto: io ce l'ho, è qua. Mi chiedono: ma funziona? Ho detto: beh, funziona, guardate e giudicate anche voi stessi. Poi va in camera un ragazzo e tira fuori un telefono e mi dice: questo telefono
non usa addirittura coltan. Potete immaginare i miei occhi? Sì, dico, cavolo, porca miseria, e com'è che non so questa cosa qua? Però poi a un certo momento gli dico, qualunque cosa usi, no? Io vorrei sapere da dove arriva e se per averlo rispettano i diritti delle persone lì, perché, come dire, il segreto è quello: rispettare, pagare il giusto, lasciare qualcosa lì. Ora io ho fatto tradurre il sito di questo telefono, perché loro fanno anche computer, perché sì, è tutto in tedesco, me lo sto leggendo piano piano durante i miei lunghi viaggi. Domani che parto la mattina e arrivo alle 22 al Reggio Calabria, parto da Reggio Emilia, quindi mi leggerò un bel capitolo di questo sito, perché ho intenzione di chiedere loro un incontro e andare a discutere con loro. Se soltanto mi spiegano che sono, possono dimostrare che sono etici anche soltanto al 40-50%, non dico che per me basta, dico che è già qualcosa di buono. È un punto di partenza, ecco, comunque, di cui parlare. Ecco, quindi noi dovremmo spingere affinché ci siano ancora tante organizzazioni, anche piccolissime, che comincino a creare questi dispositivi per cui ci mettono il cuore e rispondono di ciò che fanno, perché quello che manca molto spesso è la responsabilità d'impresa, la responsabilità di ciò che si fa, così come si diceva durante il discorso sulle adozioni. Nessuno vuole rispondere dei crimini oppure dei sbagli che commette, e quindi qui stiamo chiedendo la responsabilità d'impresa pure. E domani magari con un bollino di tracciabilità su ogni telefono, se ci sarà mai, potremo boicottare chi non li usa, chi non dimostra di usare minerali soltanto, minerali puliti, chi non dimostra di avere in qualche modo abbandonato i minerali insanguinati. Bene, sono le 19:38, è tardissimo purtroppo, però è stato davvero un piacere parlare con te John questo pomeriggio. Ti ringraziamo per aver posto l'accento su una situazione tanto grave quanto sconosciuta. Ringrazio anche gli amici dell'associazione Revolution di Bari che ti hanno ospitato durante lo scorso fine settimana, e in particolare Anna Mesto, grazie alla quale siamo riusciti a metterci in contatto con te. Che dirti, John? Ti facciamo i nostri migliori auguri, continueremo naturalmente a seguirti e ti auguriamo buon lavoro. Buon lavoro. Ringrazio infinitamente tutti, la marcia va avanti, stiamo preparando la marcia verso l'Africa, vi chiedo e chiedo a tutti di, in qualche modo di restare connessi e di seguire, di partecipare dove e come possono. È una battaglia che dobbiamo portare tutti avanti se vogliamo lasciare qualcosa di utile ai nostri figli. Grazie mille dell'invito e grazie mille a tutti gli ascoltatori. Grazie a te John e a risentirci naturalmente. Bene, passiamo velocemente alla linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Sì, grazie. Volevo innanzitutto ringraziare John per queste spiegazioni, e la domanda che condivido in pieno, soprattutto sul discorso dei cellulari, la domanda che emerge è questa: come mai i giornalisti non spiegano queste cose, ok, in alcune testate nazionali, ad esempio, in modo che tutti possano essere informati bene? No, sono i cittadini che fanno da giornalisti. Ecco, questo è quanto stiamo fotografando. Insomma, non vorrei suscitare poi polemiche, ma è questo che stiamo constatando. Quindi ringrazio doppiamente all'amico John di queste informazioni. Io a volte ci penso durante le giornate, mi va il pensiero lì, questi bambini che lavorano in quelle condizioni, e noi siamo qua che stiamo perdendo la testa nel guardare tutti i minuti, tutte le ore, questo smartphone maledetto per le strade, nel tram, mentre si guida. Ora per fortuna le multe saranno più salate, che è il minimo che si può fare. Dappertutto, non c'è negli uffici, cioè non c'è un attimo che si dice va bene, adesso salgo in macchina, il telefono lo spengo, ok, perché adesso devo guidare. Non c'è un attimo che dico parlo con delle persone, sono in ufficio, il telefono lo spengo perché devo far questo, poi dopo lo riaccenderemo. Eventualmente per le emergenze c'è sempre il fisso. A me a volte mi dicono sempre, no, mi urlano addirittura, a volte mi lasciano i messaggi: Massimo Bonelli,
bella, apri quel cellulare. Insomma, io le trovo anche mancanze di rispetto, perché io il cellulare lo apro nel momento in cui sono in condizione di poter usare il telefono, altrimenti non lo apro. Dovremmo imparare un po' queste cose, ecco. Dovremmo un po' abbandonare questo approccio consumistico anche nei confronti dei rapporti. Sì, guarda Antonella, è una vergogna quello che vediamo per le strade, ne va anche della sicurezza, prima ho detto chi lo ha in mano mentre guida ad esempio, ecco, perché veramente è una mancanza di rispetto, ne va della sicurezza ed è un svuotateste. Prima c'erano, anzi tuttora continua, le televisioni che hanno svuotato la testa ai giovani abbassando il grado culturale praticamente della gente, no? In altri momenti ci sono questi smartphone che di fatto ti tengono impegnata continuamente in tutti i momenti a guardare, lì si va su internet, quindi si va sulle email, si va sui social network, si va a fare i messaggini, insomma un po' di quel che si dice, ma veramente cioè, io non so questa società dove sta andando. Tu prendi il pullman, fai un giro per il centro e conta quanta gente vedi con sta cosa in mano fissi lì, cioè è una patologia a mio avviso, a questo punto mi viene da dire, cioè veramente adesso io l'amplifico un po', ma non è poi più di tanto amplificata, che questa è la situazione, cioè cerchiamo di correggere un attimo e di rimettere le cose al loro giusto posto. Brevemente, scusa perché siamo in ritardo, 19:42 le notizie, l'angolo della vicina Istria, dunque vediamo gli appuntamenti dei nostri connazionali che sono sempre molto importanti, questi appuntamenti ce ne sono tantissimi, persone che si danno da fare con la cultura, nel promuovere molti momenti culturali, di folklore, di storia, eccetera. Iniziamo con Abbazia, venerdì 5 maggio alle ore 10, continuano gli incontri tra rappresentanti dell'Unione Italiana e le comunità degli italiani con i suoi giovani attivisti. A dialogare con l'Unione Italiana sarà la volta della comunità degli italiani di Abbazia. Passiamo a Buie, domenica 7 maggio alle ore 18, avrà luogo presso la sede della comunità degli italiani locali il secondo dei 5 concerti dedicati a Fabrizio De André e organizzato dall'Unione Italiana. Il ciclo di concerti è stato denominato De André Ricordi. Passiamo a Capodistria, giovedì 4 maggio alle ore 17 presso la sala lettura Fulvio Tomizza, Calegaria 22, avrà luogo la presentazione del libro Amore meno zero di Stefano Rizzo. A dialogare con l'autore ci sarà Stefano Lusa. Poi ancora venerdì 5 maggio alle ore 19, sempre a Capodistria, presso la sede della comunità degli italiani locale, Palazzo Gravisi, e verrà inaugurata la mostra fotografica di Igor Opassi, After Work, Arte e Lavoro al Tempo del Web 2.0. La mostra documenta in tutta la sua crudezza e impatto visivo gli spazi industriali abbandonati e in stato di degrado del largo di Isola e dell'Inde di Capodistria. Dunque vediamo se c'è ancora, perché siamo in ritardo, qualche cosa da segnalarvi. Ancora andiamo a Fiume, mercoledì 3 maggio alle ore 19 presso la sede della comunità degli italiani locale, salone delle feste, verrà presentato il film L'esercito più piccolo del mondo di Gianfranco Pennone. Ed è tutto, ci sono altre notizie, comunque vi ricordo anche potete seguire anche la televisione di Capodistria, la storica televisione internazionale TV Copper Capodistria, tramite il satellite Hot Bird a 13 gradi est. 19:45, vediamo se c'è qualche news al volo importante dall'estero, che di notizie ce ne sono che bastano all'estero. Vediamo, c'è una news che merita un attimo di riportare. Dunque Trump si arriverà ad un accordo di pace tra Israele e palestinesi, entrambi lo desiderano ma nessuno può imporlo, il ruolo degli USA sarà quello di facilitarlo, di mediare, così il presidente USA Trump in una dichiarazione della Casa Bianca con il presidente palestinese. Bene, tutto, a voi nuovamente la linea.
Grazie a Massimo Bonella. Bene, noi dobbiamo chiudere molto rapidamente ricordando ai nostri ascoltatori l'appuntamento di sabato mattina alle 9 con Flavio Ciucani per la nuova trasmissione Cristo tra storia e mito. Vi ricordiamo che alle 22 saremo in diretta con Osservatorio Antimafia questa sera, come sempre l'immancabile Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, e speriamo, collegamento permettendo, Pietro Orsatti, autore del libro Roma brucia, del più recente Il bandito della guerra fredda. Bene, vi ringraziamo per averci seguiti sino ad ora, vi diamo appuntamento alle 22 o, se vorrete, mercoledì prossimo sempre alle 18:30 per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci. Ciao Ugo. Ciao ragazzi. Ciao Bonetti.